Questa era proprio la location del mercato generale di Teramo, anticamente, in cui c'era anche il mercato delle stoffe, proprio sul muro del loggiato del comune, infisso il metrocampione originario. Nel corso del tempo l'etichetta di spiegazione è andata perduta e la sensibilità e l'interesse del presidente dell'associazione Teramo Nostra, Piero Chiarini, ha fatto sì che oggi abbiamo potuto rimettere l'etichetta per far conoscere a tutti i cittadini le nostre tradizioni, la nostra teramanità. C'è anche un quadro bellissimo che descrive questa scena del mercato di Piazza Orsini, che è stata dipinta dal pittore Sagaria, che era il nipote di Benedetto Croce, abitava qui vicino, in via Irelli. Noi abbiamo fatto due mostre in omaggio a questo pittore, che purtroppo è morto suicida a 28 anni, e chi lo vuol vedere, nel Vescovado c'è un quadro bellissimo che descrive proprio questo luogo. Noi abbiamo regalato, abbiamo fatto anche delle stampe, le abbiamo regalate, però ci teniamo a portare avanti la memoria, il luogo, non perché siamo nostalgici, perché diciamo sempre, senza memoria non si va da nessuna parte.